pochissimi minuti per parlarvi di The Kiss Conscience di Helen Hung. Mia ultima lettura, tanti tanti segnalibri. Come li ho scelti? Allora, dovete sapere che sempre in base al colore della cover. Allora, il fucsia è per ovviamente Stella, il personaggio principale. Dunque, questo celeste sono per le citazioni che ho amato di più. Poi abbiamo il blu scuro per il personaggio maschile, quindi Michael. In giallo le battute che mi hanno fatto sorridere. Poi c'è un arancio, solo un arancio, che altri non è che per ricordarmi le parole di quella che considero in un certo senso il mentore. Quindi vi ho detto quella, si tratta di una donna. Ma perché ho scelto questa lettura? Innanzitutto ringrazio Leggere Editore per la copia. Perché mi piace il tema, quindi una persona affetta da autismo, perché le malattie non sono sempre, diciamo così, invalidanti o che in un certo qual modo ti isola dagli altri, dalla vita sociale, no, assolutamente. Stella è proprio l'esempio di chi ce l'ha fatta, di chi ha superato i suoi blocchi, grazie appunto a Michael. Ma chi sono questi due ragazzi? Lei è un genio in matematica, lei è un ecometrista, non vi dico nulla, perché lo leggerete da qui, le altre spiegazioni. Quindi Stella ha un lavoro che la soddisfa molto, è benestante, molto benestante, ma continua pressioni, soprattutto da parte della sua famiglia. Ma quanto ci fai dei nipotini quando ti sposi? E questo è quello che vogliono tutte le mamme, no? Stella non ha dei problemi evidenti, ha solo, scusate la ripetizione, problema a relazionarsi con la gente perché lei dice quello che pensa, cioè non si ferma un attimo, cioè dice quello che le esce proprio così, è spontaneo, non si ferma a pensare, potrò ferire quella persona. No, lei è così, è spontanea, è una caratteristica, ecco, della sua, non mi piace dire malattia, del suo essere speciale. Quindi chi è Michael? Michael è un gigolo perché? Che dice, lei pensa, se io devo imparare a stare con una persona, prima però cioè devo saperla conquistare in qualche modo. Poi soprattutto io, lei dice, mi blocco quando sono lì, cioè sono un pezzo di ghiaccio e non riesco a fare sesso. Quindi si rivolge a un gigolo con la speranza, che lui possa in qualche modo aiutarla da quel punto di vista. E poi invece diciamo così, il rapporto si modifica, che le priorità sono altre, che lei vuole scoprire altro, che diventano migliori amici, che poi fingono di essere fidanzati, che poi si innamorano. Ma chi è Michael? Michael, non ve lo dico, perché Michael, ha bisogno di fare il gigolo per piacere, ma lo sapete, non sempre uno scegliere di fare, di cosa fare, spesso ecco è una necessità. Quindi ho amato molto questi due personaggi per come sono stati proprio creati. L'autrice, come potete vedere dalla bio, ha una leggera forma di autismo e si è messa a nudo, diciamo così, non è lei Stella, non è la sua vita, però ha parlato di come si comporterebbe in determinate situazioni, perché questo è il carattere delle persone speciali, ecco, speciali, perché io le reputo così. Quindi io non posso fare altro che consigliarvi questa lettura. Guardate i segnalibri. Io l'ho adorata, ho dato 5 stelle, perché oltre a essere scritto bene, fa sorridere, fa riflettere e vi fa innamorare. Sì, non può mancare nella vostra libreria.
The Key's Quotient. La matematica dell'amore, vabbè, io adoro la matematica, è un altro piccolo incentivo per me, che poi di matematica non c'è tantissimo, però d'amore tanto, tanto, infinito. Che dire? Andate a leggerlo. Eccolo qua. Legge l'editore, ovviamente. È bellissimo. Ciao, alla prossima lettura.